Buonasera, benvenuti alla Maracanà, siamo qui con il Manchester City in questa fredda notte di febbraio. Stamattina nevicava, adesso le condizioni erano quasi al limite, ma il City ha vinto forse la prima partita del 2015, no, la seconda partita del 2015, dopo un paio di sconfitte, finalmente si è vista la squadra di un tempo, nonostante la vittoria sia avvenuta nei minuti finali. Che cosa è mancato e che cosa invece c'è stato in più rispetto alle altre partite, Nicola? Niente, ci manca il fiato, siamo vecchi. No, niente, scherzo, siamo rimaneggiati, vedi, siamo sempre in 5, purtroppo il nostro campione ci ha abbandonato, fortunatamente per giocare in Lega Pro, quindi buon per lui. Vabbè, noi andiamo sempre avanti, ci divertiamo e ci prometteremo quanto più lontano possibile. Una colonna portante della sua squadra è sempre al suo fianco, Francesco Taurisano, le sta dando una grande mano in questa diciamo galoppata verso almeno il quarto o quinto posto. Ce la facciamo a qualificarci senza playoff, Francesco? Mi auguro di sì, insomma, perché io non ho la pizza, ci sono da fare, come si vede. Dovete ancora smaltire, perciò queste. Esatto, sì, queste partite ci aiutano a smaltire. Perché avete fatto una grande partenza all'inizio. Eh sì, stavamo allenati, c'è la voglia di fare, come c'è tutto, però le condizioni adesso non permettono. In primavera troveremo il nuovo Manchester City. Daremo filo da torcere a parecchie squadre, credo. Quindi sicura la Champions League è sicura? Penso proprio di sì, se la vedranno anche noi. Una battuta finale, lei è abituato a vincere, ci ha detto spesso. Sempre. Il campionato ormai è andato, la Champions la vuole portare a casa. Ci proviamo.
Va bene, ringraziamo Cutolo e Taurisano del Manchester City, grazie. Buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo qui con il Napoli, presidente e il CS Pacifico per la prima volta davanti alle telecamere di Video Nova, qui al trofeo Jack, un'altra impresa di questo Napoli che ne vince una dietro l'altra, ormai ne mancano solo tre per aggiudicarci il titolo del campionato Jack, un'altra bella canzone da operare stasera, il Borussia Dortmund, campione d'Italia dell'anno scorso. È stato difficile il primo tempo, poi nel secondo tempo il Napoli l'ha asfaltato come fa con tutti alla fine. No, è stata veramente una partita dura, i ragazzi hanno dato il massimo, i miei, ma anche loro erano contenti e avvelenati. Non so, forse diciamo il Napoli. Forse il Nappi aveva fatto qualche promessa, i ragazzi forse volevano mangiare. Come si sa, in questo mondo dove la fame ormai è arrivata proprio, i ragazzi per mangiare hanno dato proprio il massimo. Volevano darci a morsi. Fino a un certo punto poi non ce l'hanno fatto più. I miei sono usciti fuori e siamo andati alla vittoria, semplice. Secondo tempo senza subire reti, quindi è stata una bella partita, dai. Poi per Iovino si parla di un Dio, forse per un viaggio che lo terrà lontano per un mese, forse sì, forse no, non è ancora detto. Ha fatto 70 gol per adesso, mancherai queste tre partite di Iovino? Sicuramente mancherà, infatti stasera volevo mettere un pochino a riposo, ma lui mi ha detto lasciami giocare che poi alla prossima se lo vedranno i ragazzi. E i ragazzi lo sostituiranno nel migliore dei modi sicuramente, e lui mancherà, però già dato il massimo. Poteva arrivare a 100 forse. Poteva arrivare anche a 100, però ne faremo ancora altri, non molliamo, dai. Il migliore in campo di quest'anno è di questa partita è Francesco Di Lauro, dopo una grande assenza, una lunga assenza. L'ha voluto premiare, l'ha messo in campo titolare facendo fare la panchina a Felice Panico, migliore campo della scorsa volta. Come va visto? Perché scelta che l'ha pagato. Sì, perché l'ho visto comunque in piena forma, era già pronto dall'inizio, nel riscaldamento si è fatto vedere, quindi io l'ho voluto premiare. Come avete visto ha ripagato, ha fatto lui il gol del 2-2, quindi una bella punizione, e poi comunque ha dato il massimo stasera e verrà premiato anche nelle prossime.
Questo Napoli è accompagnato quasi in tutte le partite da una figura che, come per la prima volta davanti alle nostre telecamere, però è sempre presente in panchina, il DS Pacifico. Anche mascotte di questa squadra, che però la prossima volta deve venire con una carta di identità, perché prima non diciamo queste cose in televisione, però non aveva la carta di identità. Ci sarà la prossima volta. Due parole per questo Napoli, questa squadra sempre più in alto, vince sempre. A che cosa è dovuto il successo di questa squadra? Il successo è che siamo molto forti in queste partite e abbiamo la migliore difesa e abbiamo dei ragazzi che sono i migliori. Il merito è anche di mister Gavino Campetillo, secondo lei? Sì, anche dell'allenatore. Che fa sempre le scelte giuste o a volte potrebbe fare di più? Sempre grande lui. In panchina lei dà qualche suggerimento oppure solo in veste di accompagnatore? Solo in veste di tifoso. Secondo lei, oltre il campionato, questo Napoli potrebbe vincere anche la Champions League, che si terrà a marzo, sì, verso marzo-aprile? Sì, il campionato e anche il Champions League. Una parola al rivale Nappi, Luigi Nappi, che è andato via su, quando la partita era chiusa. Vuole dire due parole su questa ossia del suo stampo? Non ho parole, pensiamo solo alla nostra squadra, di vincere e di fare meglio. Lei ci sarà sempre sulla panchina? Sì. Vabbè, la ringraziamo, ringraziamo anche Giovanni Pacifico. La prossima volta carta di identità alla mano, perché non potrà più entrare, mi raccomando. Una cosa, il cavallo si vede nella salita. E la salita l'abbiamo superata? Sì, piano piano. Facciamo un bel che uno scalo alla volta. Vabbè. Grande! Ringraziamo anche il DS del Napoli insieme al presidente. Grazie a tutti. La 14esima giornata del Trofeo Jack è iniziata con un febbraio gelido. Speriamo che ci scalderemo un po' in questi giorni. Intanto il Trofeo Jack per adesso è finito. Grazie ragazzi.